Cairoli, come la fermata del metro, Cairoli. Guarda! Fate un saluto a tutti quanti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao cari amici. Cari amici, l'Urbex ci attende. Dai, dai. Andiamo. Salve a tutti. Ce la facciamo, dai ragazzi. Siamo a Varese. Adesso andiamo. Nessuno! Non c'è nessuno, non suona? E vabbè, hanno lasciato le chiavi, dai. Guarda dove sono le chiavi, guarda. Vediamo dove sono le chiavi. Dai, dai, sì, dai, andiamo dentro. È un po' così. Ma cos'è? Filmate. Cari amici, siamo in una specie di urbe, sì, però è... Questa era la pasta che arrivava. C'era una fossa che arrivava qua. Con la testa di qualcuno. Ecco, dai. Però è veramente... Attenzione che ci facciamo male qui. No, no, sono venuto già io. Allora, vedete un gancio da traino? Non so se si vede. È buio? Ah, sì, c'è qualcosa. Ma venite, venite, tanto sono venuto io. Un gancio da traino dell'elettrauto. Ecco, illuminate un po', grazie, bene. Io non, mi dimentico sempre la torcia. Il gancio da traino dell'elettrauto. Ma non vedo niente. Qua, il gancio da traino, l'elettrauto. Gancio da traino dell'elettrauto. Adesso illumino. Niente, e questo vedi, è questo proprio l'elettrauto. Domanda, e qua entravano questo qua. E doveva essere un elettrauto. Con tutte, vedete tutte le robe elettriche? Un elettrauto con tutte le cose adatte alle automobili. Sì, vecchio, ha chiuso sì, però. Sì, sì, ha chiuso, è fallito. Era all'inizio della città. Qui, sì, infatti c'era... Qua c'è ancora tutto. Oh, mamma mia, non ho visto che c'era la botola. Bravo. Wow, cavolo, meno male che non sono passato di là. Oh, caspiterina. Mamma mia! Lì abbiamo, attenzione per terra, lì abbiamo appunto l'entrata dove c'era la posta, mettevano lì. Sì, tutti i ricambi delle automobili. I ricambi delle auto, sì, tutta... Cos'è quella lì, una centralina? Cos'è che è? Attenzione a un coso qui, che... Le cose elettriche, Mauro. Esplode tutto. Niente, questo qui è ancora abbandonato. Ma c'è ancora tutto, è incredibile. Tutti i fili. Ecco che ci muoviamo dall'altra sala. Guardate qui, ragazzi. Dai, dai, che oggi è una giornata tranquilla. È domenica. Ah, addirittura il colore. Oh, tutte le cose aveva. Aveva di tutto e di più. È incredibile! Guardate qua, bestia ragazzi! Ma qui è tutto abbandonato! Incredibile! Cari amici, cosa abbiamo trovato? C'è ancora tutto! C'è ancora tutto! Un elettrauto in tutto, in tutto e per tutto! Un elettrauto in tutto e per tutto, qualcuno ha aperto anche di là, è pazzesco. Bisogna stare attenti qui perché qui c'è tutto. L'altra volta era chiuso di là. Bene. C'è di tutto di più. È ancora tutta la roba dove lavorava. E qua ancora un'altra sala che non ho visto, Mauri. È incredibile, una fabbrica intera. Che bello, e qua si scendeva giù, ma è meglio di no. No, incredibile! Ragazzi, venite! Mauri, vieni! Daniele! Magda, venite tutti perché è incredibile qua! Ancora tutti i pezzi! E i radiatori! Ma questo è un radiatore per aereo! È un radiatore per aereo questo! Ma cosa c'aveva? I pezzi degli aerei? Ma lavorava per la Macchi qua? Può essere. Io non lo so. Vabbè, ci dormivano pure qui a quanto pare. Ma è pazzesco che c'è ancora tutto.
c'è ancora tutto. C'è questa qua. Io non so come si... Venite, venite! No. Venite tutti! Aspettate, occhio che qui si finisce giù, eh! Attenzione! Sto facendo la live, ho preferito la live qua! Cari amici, c'è di tutto e di più qua! Un elettraudio, però Mauro, incredibile, abbiamo trovato anche dei pezzi che sembrano pezzi di motore elettrico. È un motore elettrico di quelli particolari. Ma sembra per gli aerei. No, non è che lavoravano per la macchina. Aspettate che... Perché lavoravano per Malpensa, perché, cari amici, qua abbiamo un aeroporto storico qua a Varese. Siamo bellissimo qua, ma che urbex ragazzi, c'è di tutto, non manca nulla, il tetto è ancora in ordine, ma è pazzesco, cosa abbiamo trovato? Una cosa per fare, pazzesco, per fare, come si chiama? Una ciclette. Una ciclette. Pazzesco, Daniele, che ne pensi? Ne penso che è bello. C'è di tutto. Pensavo che... Eppure il caminetto, a quanto pare, sì. Il camino avevano. Ma è pazzesco. Il tetto è ancora in ordine, eh. Il tetto è un po'... No, ma il tetto è ancora in ordine, bene o male, vabbè, qualche cosina, ma... Questo è un motore industriale, allora... Pazzesco! Un attimino. Questa è un'officina abbandonata, che è lasciata dentro, che viene aperti, e i motori di cambio. Ma questo sembra un motore chissà che, di aereo, sembra, perché è troppo grosso per un'automobile. No, per l'automobile... Un autocarro, un... Poteva essere, forse, uno di quelli che devono... Boh. Ma è sicuro che è un'auto questo? Sì, magari fai una panoramica. Fai una panoramica con tutto. Aspetta. Cerca di vedere. È incredibile. Sicuramente c'è anche la mia. Tutti i pezzi di ricambio. Qualsiasi pezzo di ricambio qua ce l'avevano. C'è di tutto. C'è di tutto. La cosa pazzesca, non manca nessun pezzo di ricambio. E allora prendiamo i pezzi di ricambio. Di tutto, volevate anche... C'è anche delle sostanze che servono per sgrassare, per sgrassare e ingrassare. Siamo in un elettrauto abbandonato. Anche... la questione. Abbiamo anche la pentola. Sì, c'è una branda. Dentro lì, eh. E ci dormivano pure qua. Sì. Ci stavano sempre. Gira il rosto, ma questi dormivano pure qua. Gira il rosto, dormivano qua, si vede, per non farsi rubare i pezzi. Loro stavano qua, vivevano proprio qua. È incredibile, questo qua il locale dormitorio. Sì, è un po' stretto, magari dobbiamo pure in quel buco lì. Tutta la fazenda, come si diceva, una volta. Va bene, mettiamoci qua. E allora, cari amici... Cari amici, allora salutiamo. Comunque, salutiamo allora. Paoli. Allora salutiamo tutti gli amici. Ok, salve a tutti, domenica 10 dicembre, Daniele Raioli, Gennaro Giorgini, Magda e Mauri. Sì, cari amici, siamo allora, Mauri, cosa dici? Al 10 di dicembre 2023. Gennaro Giorgini, Daniele Raioli, Mauri del Mario Camber, con la facendo la live, lui sempre preso molto per le macchine, per le live, Magda, e siamo... Racconta, dai! Siamo in un bel posto. Che cos'è questo posto? Deve essere un elettrauto, però evidentemente specializzato in lavori anche agli elicotteri e agli aerei, perché sembra che... Io
io dico che lavorava anche per la macchina, dell'aeroporto. Una volta la sede era a Vergiate, c'è ancora, c'è anche a Samarate. Beh, è piccolino ma è bello. Piccolina ma c'è tutto. E adesso? E adesso andiamo a Sacromonte di Varese. Ok, dopo questo adesso piccolo urbes così da... da passatempo, diciamo. Spartano, un urbe spartano. Benissimo. E poi anche in mezzo alla strada, Sì, sì, in mezzo alla strada. Sulla strada. Sì, sulla strada, però in un giorno di festa che non c'è assolutamente nessuno perché ma stanno facendo. Passare qualcuno. Sì, vabbè, guarda, siamo in città. Basta vedere come sono messe le porte. Le porte sono così, tutto sfasciato. Sì, c'è il pentolo puoi della fare pressione. Spezzatino. Io la pentola. Spezzatino con le patate. C'è di tutto, ma sì, ma perché vivevano anche qua, per non farsi rubare la roba, vivevano qua. Però lì siamo sulla via principale. Lì sì, fa niente, ma oggi non passa nessuno. Avevo calcolato benissimo, Mauri. C'è una luna stupenda che ci poteva aiutare. Quindi questo così, cari amici. Allora facciamo qualche foto adesso. Una pistola per spruzzare la colla. No, no. Deve essere, no? No, no, deve essere un trapano. Un trapano? Secondo me sì. Bene. E poi, vabbè, ho lasciato tutto, vabbè. Che ci vuoi fare? È strano che non ci abbiamo trovato dei topi. perché qua in mezzo a un casino i topi non... Però... Dai, qua vedo una cosa, ma non so se... No, questo no. Abbiamo trovato persino la pentola a pressione. Vedete un po'? Sì, sì, sì. Incredibile. Va bene, allora saluto e facciamo anche qualche foto poi. Ok. Bene, cari amici. Dall'elettrauto ci facciamo... intanto mangiamo... Mangiamo? Stando attenti a... Che cosa mangiamo? Facciamo il brodo, il brodo di gallina. Abbiamo trovato tante cose. Come? Quello lì, fammi vedere. È quello per scaldare. Ah, la fiamma sidrica. Per saldare, sì. Per saldare. Un cannello, perfetto. Questo qui è un cannello, L'orario di lavoro, mattina e pomeriggio. È un piccolo motorino elettrico, cazzo. Ma che roba, un piccolo motorino elettrico. C'è di tutto qua. Ho la zona dell'elettrauto, pazzesco. Chiudiamo prima che ci sia. Allora, prima un attimo, aspetta. Gianni, filmate che chiude la porta di là, allora. Sì, sì. E qua anche... Qua, filmo io. Ragazzi, non può mancare un'azienda del genere. E poi... Perché su al Sacromonte non possiamo far video perché... Cioè, non possiamo fare live perché non c'è linea. Non c'è linea e... Chiudi. E dov'è che usciamo poi? Mauri, cosa sarebbe questo cosa? Bilanciere. Qui? Questo è un bilanciere. Ho chiuso la porta di qua perché è meglio che non sta troppo aperto. Perché se no non c'è un'altra rete. Chiudi bottega, va. Quindi, ragazzi, noi ci teniamo agli urbex. Abbiamo chiuso da una parte, dall'altra parte è aperto. Però almeno, ok, potete entrare quindi. Però quando entrate, mi raccomando, lasciate tutto come sta. Perché questa è roba storica. Ciao Fabrizio, sta attento. Niente. Vabbè, io chiudo. Okay. Manda, saluta. Bene. Ciao, fantastico qua. La rete lì. Oggi è il c'è di tutto di più. Dicembre 2023. Buona domenica a tutti, poi vi faccio vedere il video. Ciao a tutti. Ciao. Una bilancia dei tempi antichi, dei tempi andati. Ma che bello! A vedere bene. Quante cose che ci sono! Una bilancia dei bei tempi andati. Quello sì.
Una lampada dei tempi che furono. Qua i vari assortimenti. Qui proprio i vari assortimenti dell'elettrauto in tutto e per tutto. Con tutto e più di tutto. Sì, una giornata fantastica perché siamo qui, la prima cappella, saliamo le 14 cappelle del Sacromonte di Varese. Siamo Gennaro Gelmini, Daniele Ravaioli, Magda e il Mauri del Mauri Cannel a vedere questo bellissimo posto. Quindi saliremo per 2 chilometri di percorso. La porta della Via del Rosario inizia qui alla prima cappella del Sacromonte di Varese con la Madonna del Rosario. È una porta bellissima a stile medievale e si continua, cari amici. Belle cosine davanti le case, proposte natalizie, una stellina che porta sempre fortuna e un buon nano. Porta che dei misteri gloriosi, gaudiosi e dolorosi della Madonna e di suo figlio. 14 cappelle, se non 15, se non mi ricordo. Questa qui è la sua entrata principale, del quale potete vedere com'è bella. Bella, bella. L'Annunciazione a Maria, la seconda cappella qui al Sacromonte. L'angelo che annuncia a Maria il concepimento di Gesù. E siamo al Viale delle Cappelle, e bellissimo, fantastico, quindi prima, seconda, questa è la terza cappella, ci avviamo verso la quarta cappella. Questa, ma non era la quarta, quella lì è la quarta. Il panorama che si gode, adesso andiamo a un quadro di Guttuso. E guardate che panorama, c'è solo su Milano la nebbia. La nebbia, e invece è fantastico dall'altra parte. Mauri, quindi il pensiero del momento? Il mio pensiero del momento è che, niente, è bellissimo, solo che preferisco... Io preferivo più Varallo perché era più attaccato. Ah beh, i ricordi di Varallo. Beh, vedete cari amici, i nostri video di Varallo. La borsa del Daniele la lasciamo lì così la pizzicano. Molto belle queste cappelle. E cari amici, siamo qui, quarta cappella. Il quadro di Guttuso, bellissimo posto, quindi in compagnia Gennaro Gelmini, Mauri del Mauri Cannel, Daniele Ravaioli e Magda, un quadro fantastico perché di Guttuso, artista famosissimo, quadro famosissimo, cappella della Natività di Gesù, e questo quadro rappresenta quando i genitori, quindi Giuseppe, Maria, Gesù, scappano in Egitto per scappare da Erode, che faceva fuori tutti i primi figli maschi perché sapeva che gli avrebbero preso il trono. E quindi vedremo adesso questo quadro. Bene, la cappella. La terza cappella, la Natività di Gesù, anche se in controluce si vede quel che si riesce a vedere, perché... Ah, ecco, qua si vede bene, Natività di Gesù, gli ho messo una mano per coprire, per far vedere,
Vedete? E qua per mettere l'immagine, e qui ecco il famosissimo quadro di Guttuso, La scappata in Egitto. La colomba, simbolo della pace, perché così scappando troveranno la pace. E c'è un panorama spettacolare sul lago di Varese. E anche il lago di Comabbio. Che spettacolo, cari amici. Qui, al viale delle cappelle, la via sacra delle cappelle. La cappella delle Beate del Sacromonte di Varese. E dove le altre? Le Beate, le due suore di clausura del Sacromonte. Sì, l'ho letto. Eccole. Una è lì e l'altra le dove? Le Beate che vivevano nell'eremitaggio qui al Sacromonte, alla cappellina delle Beate, nella via sacra. E si continua, cari amici. E siamo addirittura d'arrivo al Sacromonte di Varese. Wow, cari amici, meglio di così. È addirittura il 10 di dicembre e c'è un sole fantastico, una giornata stupenda, una domenica sublime del 10 dicembre 2023. Abbiamo il grande albergo del Campo dei Fiori. Quello là su in alto? E poi? Bellissimo panorama. Sì, panorama fantastico. E quassù il Sacromonte di Varese. Col viale delle cappelle. E qui il panorama che si gode è davvero sublime. Da diversi punti, diversi scorci panoramici. Adesso zoom e si vede lago di Varese e lago di Comabbio. Ok, Gennaro, allora. Anche le montagne del Piemonte, proprio vederle da qua. Bellissimo, le montagne piemontesi, lago di Varese e montagne del Piemonte. Adesso zoomiamo, lago di Varese, una parte, la parte bassa del lago Maggiore verso Ispra, Angera, così, e la parte delle montagne del Piemonte. Beati a loro, loro sì che non fanno fatica. Daniele, veramente una domenica speciale, dico la verità, nonostante che siamo già in ritardo perché abbiamo i tempi un po' contati, però è una domenica speciale e perché ne vale la pena che chiunque guardi i nostri video, se vuole può venire liberamente. Però si deve ricordare che c'è da fare 2-3 km a piedi nel cioccolato. Anche di più, Daniele, però niente però di che. Tutto in salita, Perciò se nel caso qualcuno dovesse venire a far visita a queste cappelle, si prende pure delle scarpe comode, perché veramente ne vale la pena di venire e la gente molta anche qua. Un po' per intenderci. Per intenderci, cari amici, è un po' come quando a Roma
c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Beh, è un po' uguale. No, mica tanto. No, è tanto tanto perché 35.000 passi ho fatto a Roma, so, durante uno sciopero dei bus. Salite, pali in piano è tutta un'altra cosa. Ma ci sono i colli di Roma. Lo so, i colli di Roma. Ogni città c'era il suo bello. E questo ne vale la pena. sì. Benissimo, qua i monti stupendi. E adesso ci attende l'ottava cappella e anche il Sacramento di Varese. Qui la via Sacra e la via Fincarà, che volendo di qua ci si può incamminare e arrivare fino a dove stavano i frati tanti tanti secoli fa nel Medioevo. Ecco il sepolcro scoperchiato, Gesù uscito nella gloria divina dal sepolcro. Oggi c'è una visuale fino ai monti della Svizzera. Le dura. Ce l'abbiamo fatta, ma è dura veramente, è stata dura veramente. Un bellissimo panorama qui dal Sacromonte. Quindi il Sacromonte di Varese. Vai, metti una luce. Eccoci finalmente alla meta. Il lavatoio con tutti i bigliettini per Natale. Gesù con Angelo e il lavatoio con tutti i bigliettini. Pace. Ci mettiamo a scrivere. Qui a Sacromonte. E un bellissimo panorama di tramonto. Deve proprio il tramonto, guarda. Quanto
anno 2024, quindi adesso pubblicheremo il video. Volevo mettere Mauri Sacromonte, Urbet, tutto quanto insieme. Benvenga, un anno diverso, l'anno veramente diverso, Mauri, un anno da vivere. Magari questa giraffa verde ci porta bene. Ah, vediamo, può anche dare. Poi volevo dire una cosa, si riapre la stagione nuova 2024. Spero non la stagione della caccia, però. No, la stagione nuova 2024 di video con Germini e Mauri e Ravaioli. La stagione della caccia a Germini. Germini, Mauri e Ravaioli che salutiamo, apriamo la stagione 2024, Urbez e anche il Zingarate. Veramente, siamo cari amici. Anche la Booster City adesso è l'11 gennaio 2024. 11 gennaio 2024, ok. Continua, cari amici.